guardie ai vertici dell'ACEN, l'Associazione Costruttori Edili di Napoli, con 3.117 voti espressi in favore dall'Assemblea Generale delle Imprese Associate che si è tenuta oggi a Palazzo Partan, Rodolfo Girardi è stato eletto nuovo presidente, succedendo ad Ambrogio Prezioso alla guida dell'associazione per 6 anni. 52enne napoletano, laurea in ingegneria meccanica, costruttore di terza generazione, Girardi opera sin da giovane nel campo delle costruzioni e ha fatto parte della Commissione Edilizia del Comune di Napoli. Rivolgendosi ai componenti dell'Assemblea che gli ha conferito l'investitura, il nuovo presidente ha illustrato alcuni punti del programma che intende attuare per superare le condizioni negative del settore generate dalla crisi. Ritengo che divento presidente in un momento difficile per la città e per la nazione e per il mondo intero. Questo è per me un motivo di grandissimo impulso, perché assolutamente dobbiamo fare in modo di migliorare la situazione di questa città. Io ho intenzione di dare il massimo del supporto alle nostre aziende. Cercheremo di essere vicini a loro e pertanto andremo in tutte le amministrazioni per far sì che possano adempiere nel più breve tempo possibile ai pagamenti, che sono un motivo di grandissima crisi per le nostre aziende. Gli manca la liquidità e devono poter essere in grado di pagare le maestranze che lavorano in ogni cantiere, e in più dobbiamo fare in modo che anche gli investimenti privati possano subentrare con il project financing. La finanza di progetto deve far sì che ci possano essere degli investimenti per poter dare uno sviluppo anche alle zone degradate della città. Non può al momento definirsi positivo a causa dei contraccolpi della congiuntura economica sfavorevole il bilancio dell'attività svolta negli ultimi tempi dall'ACEN, come ha affermato il presidente uscente Prezioso, il quale sottolinea tuttavia l'importanza di assumere un atteggiamento propositivo per superare la crisi. Bilancio, ovviamente, data la congiuntura internazionale, questa crisi mondiale aggravata dal fatto di una posizione di marginalità del nostro mezzogiorno, con la nostra mezzogiorno che dipende molto da Napoli, identificata sempre come capitale del sud, certamente non può essere positivo. Però noi abbiamo in qualche modo assunto un atteggiamento positivo, nel senso che siccome i problemi non si risolvono da soli, abbiamo cercato di fare delle proposte, sul partenariato pubblico-privato, cercando di affermare appunto che è fondamentale la risorsa privata nei grandi progetti anche pubblici, e quindi realizzazione del sistema integrato della portualità, tutta una serie di grandi progetti nell'area orientale che possono tranquillamente sfruttare la presenza della zona franca. Progetti che dovrebbero invertire la tendenza, cioè dei flussi migratori che vanno verso Ponticelli perché trovano una passeggiata a mare, trovano un museo, trovano un porto e trovano anche le facoltà di giurisprudenza e ingegneria, ma trovano anche delle strutture e delle funzioni di eccellenza, perché ci sarà un ospedale del mare, ci sarà una struttura che ospiterà eventi con un palazzetto di circa 12.000 posti, ci sarà Galasse Gutenberg e ci saranno tanti altri progetti che finalmente introdurranno queste formule della modernità anche nella nostra metropoli in una logica di integrazione.